mister, siamo all'inizio di questa avventura, ci sono state le partite di Coppa, una è andata bene, l'altra un po' meno, non sei stato contento della partita di Perugia, come hai preparato in settimana questa col Varese? No, lo preparamo con la massima serenità, con massima voglia e abbiamo lavorato questa settimana bene, abbiamo analizzato la partita di Perugia che non mi è piaciuto come abbiamo giocato gran parte della partita e abbiamo intentato corregire tutto lo che abbiamo sbagliato e penso che domani vedremo una squadra differente. Per tutte queste voci di mercato, fortunatamente, se finisce, ma se finisce, possono disturbare in qualche modo? Sì, disturbano, però è così, in Italia è così, dobbiamo accettare che a 2 settembre poi si può cambiare qualche cosa, che alcuni possono andare via, che alcuni possono venire. Però penso che questo non è un alibi per giocare bene o male nella partita. Io sono sicuro che tutti che andranno a giocare domani vanno a dare tutto per la squadra e dopo parleremo chi viene, chi rimane, chi parte via, chi anda via. Tutto questo, però sono 100% sicuro che tutti i giocatori che sono domani nel campo vanno a dare tutto. Per il tipo di preparazione che avete fatto anche durante il ritiro estivo e poi in seguito, vi aspettate più una partenza per così dire sprint o ritenete più di essere un diesel che entra nel campionato più calma, fermo restando che il risultato? È una stagione larga, 42 partite, e dobbiamo stare preparati la prima giornata però anche la ultima e per questo io penso che siamo bene preparati per la prima e dopo dobbiamo seguire lavorando giorno tra giorno per restare così tutte le giornate. Noi non possiamo dire staremo nella giornata 30 staremo bene, no, vogliamo stare già e siamo una fisicamente e mentalmente con questi disturbi che abbiamo per il mercato però mentalmente anche preparati per la partita e penso, però sappiamo tutti che questo che il campionato non è un sprint, è un marathon di 42 chilometri e per questo ogni chilometro si deve fare bene. Pensiamo solamente al primo chilometro, che è più importante troppo importante per noi. Mister, avresti preferito iniziare la prima partita in casa al picco oppure no? No. E poi? No. Per me è uguale, si gioca come si deve giocare. Io mi idea di giocare non cambia se giochiamo in casa o fuori di casa, voglio vincere sempre. Un inizio, un altro esordio anche del tuo passato che ricordi, insomma, che emozione c'è all'iniziare il campionato? Un campionato, un avvio che ricordi, insomma, che ti è rimasto impresso? È sempre bene iniziare il campionato con una buona partita, si può essere con una vittoria, sarà molto importante. Però un inizio sì, spettacolare non posso parlare, normalmente le mie squadre sono ben preparate per l'inizio e sempre intentano vincere, per questo domani non sarà differente. Sì, lo conosco. Sì, lo conosco così, organizzato, disciplinato, forte,
dove tutte le squadre possono vincere, sia la ultima o la prima, puoi vincere contro qualcuna squadra, e per questo dobbiamo stare preparati mentalmente e fisicamente tutte le giornate, non la prima o non la ultima, tutte le giornate. Penso che la prima siamo ben preparati e dopo proveremo a stare così preparati per la seconda. Chi ti manca effettivamente la squadra? Non del mercato, sto parlando adesso, cioè di quello che è successo in settimana. Datkovic ce la fa oppure devi pensare a sostituire? Datkovic. Valentini è pronto fisicamente oppure no? Datkovic e Ciolina, che hanno avuto qualche problema in questi due ultimi due giorni, vengono con noi, oggi pomeriggio alleniamo in Varese, vediamo se possono allenare, se no non giocheranno. E dopo Madonna, Giannetti, Riva, Shitton, che sono fuori per lungo tempo. Valentini sta con noi due settimane, ha fatto tutti gli allenamenti che abbiamo fatto, ha fatto anche lavoro extra per star pronto, per un ragazzo che è molto preparato, che ha fatto anche allenamento quando non stava con una squadra, e non si vede una grande differenza tra lui e gli altri giocatori. Penso che si deve giocare, che lo farà con la massima disciplina, serietà, e che puoi fare una buona partita. Per questo ha giocato anche mercoledì questa partita che abbiamo giocato, per dare un po' di minuti, e vediamo, domani vediamo oggi vediamo come sta Nico, e dopo decideremo. Mister, hai visto il Varese? Sì, ho visto con la Juve Stabia la partita che hanno vinto 3-2, una squadra seria, 4-4-2 con parte offensiva buona, con giocatori esperti, anche in situazione punizione a favore, corner a favore, sono forte. Vediamo, sarà una partita difficile come tutte le partite nella stagione. Se noi facciamo il nostro lavoro, lo che abbiamo fatto in tutte queste settimane, penso che avremo una possibilità buona per vincere, però sarà difficile. Per quanto riguarda i tifosi, hai visto che gli abbonamenti sono a 3.800 e si aspettano Sì, dobbiamo avere la fiducia nella squadra e nel corpo tecnico, che penso che tutti stiamo facendo un lavoro buono. Sicuramente non incontreremo con le vittorie, con le partite che non vinciamo, però dobbiamo stare uniti tutti in tempi mali e buoni. E per questo, però sono sicuro che i tifosi saranno con la squadra in tutti i momenti. Per questo penso che tutto si può fare insieme, tifosi, la società, giocatori, corpo tecnico, anche giornali, tutti dobbiamo stare insieme per fare tutto lo che tutti vogliamo.